Buongiorno ragazzi, è finalmente arrivato il giorno del nostro primo viaggio e partirà dalla costa tirrenica al tour. Buongiorno, sto aspettando Alessio e sono carichissima, sia emozionata sia di bagagli, ma non importa. Fuori due, manca Francesco, adesso possiamo apprenderlo. Allora ragazzi, siamo appena arrivati a Pitigliano. Bella. Andiamo a cercare un bar e poi visitiamo il paese. Ora Virginia ci leggerà in toscano ciò che è scritto in questo. Aiuta che sottane, quando mi trovo mezzo sbalestrato e che soppreso da malinconia, ho scappi sotto e culo le finato a chiacchierare con carico simpatia. Mando di buono qui. Sì, ho detto i tortelli. Le tagliatelle fatte in casa con l'anzagnolo e poi il buglione, poi il cinghiale e ci possono condire pure la pasta. Oh, e là c'è le vie case. Ma ci si arriva a piedi oppure? Sì, sì, la gente ci va a piedi. Pitigliano, tanti saluti! Ho incontrato nonna Marisa e nonna Luciana che ci hanno dato un po' di buoni consigli su come mangiare. Stiamo cercando un posto per andare a mangiare e siamo un po' in crisi perché siamo nelle zone tra Sovana, Sorano, Pitigliano e non troviamo niente, quindi adesso siamo alla ricerca appunto di un ristorante. Dove si va? Dove si va? Ci siamo fermati a Capanne, è un piccolo paese sulla strada che ci porta a Saturnia. E adesso andiamo a mangiare in una piccola trattoria che abbiamo trovato lungo la strada. Abbiamo pranzato e adesso siamo sulla strada per le terme di Saturnia.
Casa Rossa Ximenes a Castiglione della Pescaia, metà del Settecento, viene costruito questo posto per aiutare le funzioni di bonifica di questa zona. Quello che possiamo ritenere uno dei primi monumenti di bonifica in Maremma e nasce sostanzialmente come proprio uno dei primi intenti di risoluzione di questo problema che poi era anche la malaria. Siamo ai tempi del Granduca Pietro Leopoldo che chiede a questo ingegnere matematico gesuita Leonardo Ximenes di trovare una soluzione e così lui costruisce la Casa Rossa Ximenes che oggi è adibita a Museo di Storia Naturale del posto. Questa riserva naturale ospita durante tutto l'anno oltre 200 specie di uccelli. Ospitiamo all'interno della nostra struttura anche due webcam in diretta sui nidi dei falchi pescatori, che è una rapace interessantissimo che si era estinto a livello italiano ma che poi è stato riportato e i nidi sono appunto dislocati in alcune parti della Maremma. Le persone vengono principalmente all'interno della nostra struttura chiedendoci poi tutti quanti dove si trovano i fenicotteri rosa. Ovviamente non hanno un posto fisso dove loro si trovano, ma essendo presenti 3-4 punti di avvistamento, a seconda di dove questi uccelli si sono posizionati, noi possiamo indicare alle persone dove andare a vederli. Abbiamo riaperto alla fine di maggio, siamo ripartiti tutti i giorni eccetto il lunedì. L'unica cosa che quest'anno non abbiamo in programma sono gli spettacoli serali del martedì. Ho fatto una cosa super temeraria, vero Virgi? Lasciate guidare il pippa. Stiamo andando a Puntala dove ci aspettano i desensali Lorenzo e Ettore, i nostri amici. La panetteria Toppi ha iniziato la sua attività a Puntala nel 1969, quando ancora le ville si contavano sulle dita di una mano. Il nome Toppi è conosciuto da generazioni fedeli da anni a schiaccine, pizzette, che giunti al momento di ripartire dalle vacanze portano a casa ai parenti, agli amici. Siamo qui con Ettore e Lorenzo che ci porteranno in giro per Puntala. Lorenzo, ti vuoi presentare tu per primo? Sì, io sono uno studente di architettura e vengo qua per passione sostanzialmente. Per me è un posto magico perché lo frequento fin da quando sono piccolo. Praticamente stiamo andando alla punta di Puntala, che prima del cancello del castello ci viene indicata qua da un cartello che fa partire il sentiero che ci porterà proprio sulla punta di Puntala. Il Puntala è un luogo che ha avuto il suo sviluppo più importante dagli anni 60 sino ad oggi, è diventato un luogo turistico affermato, un luogo dove personalità dello spettacolo, del cinema si ritrovavano, un luogo di set di molti film. Puntala non ha un centro storico, ma è un esempio di tentativo di creazione di un luogo storicizzato all'interno di un contesto naturale ed è forse questo uno dei suoi pregi più grandi. Diciamo la cosa più suggestiva secondo me sono questi scorci che si vede sempre fino all'isola di Troia o Sparviero, i tre porcellini che sono i tre scogli davanti, famosi per tutti i naviganti perché se ci si passa con la barca in mezzo si rompe. Qui vedete praticamente tutta Puntala in un colpo solo, almeno tutto il lato marino e naturalistico di Puntala dall'alba fino al tramonto. Abbiamo trovato Andrea che ci ha fatto una breve illustrazione della sua esperienza qua. Posto che non puoi descrivere,
per la bellezza, per tutto quello che ti offre. È un posto che veramente, se sei affezionato come me, non puoi abbandonare. Le amicizie che stringi in questo posto, che ti porti avanti nel tempo, diventano parte di te stesso, perché come ho detto all'inizio, cioè, questo posto per me fa parte di me stesso. Ragazzi, siamo finalmente ritornati a casa dopo una giornata piena di cose. Abbiamo viaggiato, abbiamo camminato, abbiamo conosciuto tantissime persone. Siamo a casa di Francesco, che ci ospiterà per questa settimana nella sua seconda casa follonica, e queste sono le condizioni di Francesco e Virginia